Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fece una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa è in grande gioia, in grande festa, ricorre la solennità di San Giuseppe, castissimo sposo di Maria, padre adottivo di Gesù, per noi anche nostro patrono principale. È un grandissimo santo, San Giuseppe, si rischia di fare memoria quando si parla di lui, vi ho già detto in altre circostanze che è in assoluto il più santo tra i santi, così è stato giustamente chiamato nella tradizione cattolica, cioè tra gli esseri umani il numero uno in santità è San Giuseppe, tutti gli altri vengono certamente dopo di lui. Questo dipende dal fatto che per la condizione del tutto particolare straordinaria che ha ricevuto quest'uomo, ha ricevuto dei doni proporzionati all'immensità del suo stato. Ecco, San Bernardino da Siena, che credo abbia predicato anche lui da queste parti, se non ricordo male, nell'ufficio della lettura di questa mattina, nella liturgia delle ore, c'era scritta questa cosa: quando Dio chiama qualcuno a grandi missioni, gli fa doni proporzionati alla grandezza della missione che deve compiere. Voi pensate che San Giuseppe è stato il custode dei due tesori più grandi che Dio ci ha avuto sulla terra, cioè suo figlio fatto uomo, di cui era vero padre, anche se non naturale, e la Beata Vergine Maria, madre di Dio, di cui è stato custode, fedele e vero sposo, anche se non marito. Capite la differenza che c'è tra sposo e marito, eh? Sapete che quando una coppia esce dalla chiesa, sono sposo e sposa, dopo la prima notte di nozze diventano marito e moglie. Quindi San Giuseppe è stato vero sposo di Maria Santissima, ma non marito. Sapete che secondo una certa tradizione molto attendibile, tra i doni straordinari che ha avuto San Giuseppe è stato quello di essere liberato precocissimamente dal peccato originale. Voi sapete che è dogma di fede che la Madonna è stata concepita senza peccato originale. Quando fu fatto questo dogma c'erano due scuole di pensiero che si combattevano. Chi diceva che la Madonna non l'aveva contratto per niente il peccato originale e chi diceva invece che per un attimo era stata macchiata dalla colpa d'origine e poi Gesù li adotta subito in vista delle sue. Ecco, se fosse stata vera questa seconda opportunità sarebbe stato un disastro, d'accordo? A dire che il figlio di Dio entrava in un corpo che era stato contaminato dal peccato, e infatti questa non è vera. Però pare che quest'altra soluzione sia quella che invece è successa a San Giuseppe, cioè San Giuseppe è un uomo come noi, ha contratto purtroppo la colpa d'origine, ma ne è stato liberato secondo quel primo istante già certamente nel grembo materno, e quindi per essere così presto liberato da questo cancro che ci abbiamo tutti dietro, che è il peccato originale, ha avuto una pienezza di grazia e di santità superiore che gli ha fatto, l'ha messo in condizione di poter essere quel grande santo e che è stato. Sapete che le virtù su cui si è maggiormente distinto, come abbiamo parlato nei giorni scorsi, il primo è la purezza, ecco, noi abbiamo il Sacro Cuore di Gesù, abbiamo il cuore immacolato di Maria e poi abbiamo il cuore castissimo di San Giuseppe da venerare, un'ubbidienza a Dio assoluta, lui appena si conosceva una cosa essere volere di Dio immediatamente la mette in pratica. Sapete che nel Vangelo San Giuseppe viene nominato come figlio di San Matteo, ma non dice neanche una parola. La Madonna parla poco, ma lui non parla per niente. Non è un fatto casuale, capite? Perché si dice anche tra di noi, no? Poche chiacchiere e molti fatti. Allora San Giuseppe non parla proprio per niente, però tutte le volte che compare l'angelo dice questo, San Giuseppe si alza e lo fa. L'angelo dice quest'altro, San Giuseppe si alza e lo fa. L'angelo dice quest'altro, San Giuseppe si alza. Quindi chiacchiere zero, fatti molti. Ecco, perché i santi fanno così, chiacchierano poco e operano molto, e quindi il più santo di tutti, immaginate, no?
San Giuseppe è anche esemplare di fortezza, che è stato capace di affrontare delle grandissime tribolazioni durante la vita. Il 1° maggio vedremo che è anche patrono dei lavoratori, anche immagine della vita laboriosa, è protettore insieme a Maria Santissima delle famiglie, è protettore anche di tutta la Chiesa Cattolica. E poi c'è un titolo particolare, vedete che nel quadro che noi abbiamo lì sulla destra, beh, andate a vedere, ci sono un sacco di preghiere lì davanti, e sta a fianco a San Michele che schiaccia, che trafigge il drago, perché San Giuseppe è evocato anche come terrore dei demoni. I demoni sono terrorizzati a San Giuseppe. Perché? Perché non sono riusciti a fare un peccato a San Giuseppe. San Giuseppe sicuramente è stato confermato in grazia, state tranquilli che San Giuseppe i peccati in vita terrena non li ha fatti, e non come noi che pensiamo di non averli fatti, poi ce li abbiamo fatti tanti, e il nostro problema è che non siamo capaci di vederli. Ecco, lui pensava di farne tanti, come tutti i santi era molto umile, ma non l'ha fatto nessuno. Capito? Questa è la differenza che c'è, diciamo, tra noi e lui. Volevo dirvi soltanto due o tre cose che riguardano la devozione a San Giuseppe. Da quando sono arrivato, ecco, ho pensato ad essere cosa buona e recitare quotidianamente la preghiera a Dio Beato Giuseppe, una preghiera potentissima e indulgenziata, quindi è bene recitarla quotidianamente. Sapete che c'è un giorno alla settimana dedicato a San Giuseppe, che è il mercoledì, perché io quando siamo fuori dai tempi di Quaresima, dei tempi forti in cui è proibito la liturgia, sempre mercoledì c'è la messa votiva in onore di San Giuseppe. Mercoledì per San Giuseppe è un po' come il sabato per la Madonna, è il giorno suo. Ecco. Poi sapete che c'è il mese della Madonna, che è il mese di maggio. Molto dovremmo vedere quest'anno come festeggiarlo, perché io non faccio passare il mese di maggio senza fare qualcosa. Ci metteremo qualcosa e lo festeggeremo insieme. Ma c'è il mese di marzo che è dedicato a San Giuseppe. Il mese di San Giuseppe è il mese di marzo, quello che stiamo celebrando, perché appunto il 19 di marzo c'è la solennità più importante in onore di San Giuseppe. Io raccomando molto, ecco, ne ho messo qualche copia in giro nei giorni scorsi, visto che sono già sparite, di santificare il mese di marzo con una pratica molto particolare, una preghiera molto lunga e molto bella, che è il Sacro Manto in onore di San Giuseppe. Il Sacro Manto è solo una serie di preghiere di San Giuseppe che si dicono per 30 giorni di seguito, quindi accompagnano esattamente tutto quanto il mese. Però è una bomba atomica, perché col Sacro Manto si ottengono grazie grandissime a Giuseppe. Io c'è già un sacco di gente che mi vuole raccontare le grazie che ho ottenuto attraverso il Sacro Manto. Ecco, io lo sto facendo, quindi ho cominciato il 1° di marzo e finito il 30 di marzo. Se noi ogni anno gli diamo una bella grazia a San Giuseppe col Sacro Manto, capite, con una decina, quindicina d'anni facciamo un bel carico di grazie a San Giuseppe. Dopo la Madonna non c'è intercessione più potente presso Dio per ottenere le grazie, perché i santi insegnano che in paradiso quello che abbiamo vissuto sulla terra non viene cancellato, ma viene, come dire, sovrannaturalizzato, viene sublimato, viene elevato. Quindi se Gesù chiamava Babbo San Giuseppe quando stava sulla terra, non pensiate che non lo faccia più adesso che sta in cielo, capite? Sono ugualmente onorato, ma ancora di più. Quindi Gesù, Giuseppe e Maria, la Sacra Famiglia che i Santi chiamano la piccola Trinità terrena, no? In cielo è stato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, in terra c'erano Gesù, Giuseppe e Maria. Bella questa immagine, no? Ecco, però questa piccola Trinità è tuttora vivente ed operante in Paradiso. Ecco, la Madonna è vicina a San Giuseppe, Giuseppe è vicino alla Madonna, Gesù continua a tributare pure la gloria a San Giuseppe l'onore di essere suo padre, e quindi è particolarmente sensibile alle sue preghiere. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci doni la grazia, insieme a una profonda devozione a lei, anche di essere molto devoti del suo sposo, che ci aiuti a conoscerlo meglio, a fare il possibile per crescere nella conoscenza della sua grandezza e della sua virtù, imparare a farlo entrare nella nostra vita interiore in chiave normale e di dargli anche particolari segni di devozione nel giorno non dedicato, che è mercoledì, nel mese non dedicato, nel mese di marzo, nel giorno per antonomasia a lui dedicato, che è il 19 marzo, che celebriamo ogni anno in onore di questo grandissimo santo e nostro patrono, sposo di Maria Santissima e padre putativo di Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria.